E siamo arrivati al momento della consueta finestra del TG6, ci stiamo occupando da giorni di quei settori messi in ginocchio dalla pandemia da coronavirus. E in questo caso parliamo in particolare del settore della cultura e le immagini ci giungono da una delle istituzioni, una delle strutture più importanti e prestigiose dell'Abruzzo, il Teatro Marrucino. E allora andiamo a Chieti da Paolo Renzetti. Paolo. Grazie Andrea, buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo all'interno del Teatro Marrucino, siamo con i vertici dell'ente teatrale teatino, con il direttore Cesare Di Martino. Buongiorno direttore, che tra l'altro è anche direttore generale della Sinfonica Abruzzese, e con un componente, uno dei componenti del consiglio di amministrazione del teatro, Paolo De Cesare, che è a fianco al direttore, che poi ascolteremo. Allora, direttore, teatro chiuso già da diverse settimane, da diverso tempo, il settore della cultura e dei teatri, dei cinema e tutti i locali al chiuso, sicuramente colpiti più di altri da questa emergenza sanitaria, teatro chiuso che riaprirà, punto interrogativo. Allora, buongiorno, grazie per l'invito. Abbiamo chiuso in ottemperanza della normativa nazionale che imponeva la chiusura dei teatri e diciamo così, di tutti gli spazi di spettacolo dal vivo al chiuso. Chiaramente, il settore è un settore in difficoltà perché oltre alla interruzione della programmazione di questa stagione artistica, abbiamo anche difficoltà a capire come programmare la stagione artistica successiva. E questo stop ha comportato una riduzione chiaramente degli impegni non solo da parte di artisti, musicisti, performer e quanti altri lavorano come professionalità aggiuntive nel settore dello spettacolo dal vivo, ma anche dei dipendenti della stessa istituzione Teatro Marrucino e chiaramente anche delle altre istituzioni regionali. A proposito di dipendenti, direttore, chiedo scusa, di quante persone parliamo? In questo caso parliamo di 12 dipendenti, in altre istituzioni culturali parliamo di 45 dipendenti, 50 a seconda della grandezza. Chiaramente le orchestre soffrono ancora di più questo stato di crisi, ma certo è che tutti i dipendenti in questo momento non hanno certezza del momento del rientro e nonostante noi abbiamo attivato qualche operazione di smart working, chiaramente per la sezione amministrativa e contabile, per l'area artistica in questo momento è difficile immaginare come questi si possano impegnare. A livello nazionale c'è una serie di proposte in discussione, stiamo verificando come poter impiegare le maestranze e come consentire in qualche modo l'esercizio dello spettacolo dal vivo anche attraverso le registrazioni, ma anche su questo, in assenza di protocolli sanitari definitivi, in assenza di disposizioni che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute di tutti i lavoratori, al momento non siamo in grado di definire come procedere per il prossimo futuro. La speranza è che da luglio si possa ricominciare in qualche modo con la musica, almeno negli spazi aperti e in formazioni ridotte, per poi arrivare a dicembre per riprendere lo spettacolo dal vivo dentro queste prestigiose sedi come il Teatro Marrucino. Voi chiedete ovviamente, immagino, alla regione, in questo caso, di intervenire con aiuti economici. Io, più che solo aiuti economici, che chiaramente non vanno solo indirizzati ai teatri o alle istituzioni culturali, andrebbero indirizzati anche ai singoli artisti perché molti vivono a margine questa situazione. Sono felice che ci siano molte petizioni che dimostrano tanta sensibilità a favore degli artisti e quelli che lavorano intorno al mondo dello spettacolo. Più che solo aiuti economici, dicevo, bisogna cercare di capire come procedere attraverso questi protocolli sanitari che citavo prima. E come disporre diciamo, le strutture in modo tale che gli spettatori, quando ci saranno, potranno assistere in sicurezza, anche perché il pathos dello spettacolo dal vivo in un teatro non è riproducibile con un video su YouTube o su altre piattaforme. Io ringrazio per il momento il direttore del Teatro Marrucino, vorrei coinvolgere, e ovviamente lo ringrazio e lo saluto, Paolo De Cesare, uno dei componenti del Consiglio di Buongiorno. Amministrazione. Buongiorno De Cesare, Grazie a voi per perché l'invito. ovviamente il teatro è chiuso in questo momento, probabilmente lo sarà ancora per diverso tempo, però il Consiglio di Amministrazione sta lavorando per il futuro, avete messo in cantiere diverse iniziative.
iniziative per far crescere ancora quella che è una delle istituzioni più importanti della nostra regione. Assolutamente sì, dice bene, in questo periodo, tra virgolette, diciamo così, approfittando di questo momento purtroppo di stasi, stiamo provvedendo, chiaramente in accordo con la soprintendenza che gestirà tutte le procedure, alcune delle quali sono già partite, al riammodernamento, alla ristrutturazione di alcuni spazi del nostro prestigioso teatro, come ad esempio il rifacimento di tutta qui la platea dove ci troviamo, anche con la sostituzione e la rimozione delle sedute, delle poltrone e non solo, anche di tutti i palchetti, di tutte le sedute, di tutti i palchetti, nonché anche del palco. E cosa molto importante, stiamo procedendo per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi favorire anche i disabili, la venuta dei disabili in teatro, anche provvedendo a l'installazione di un ascensore. Benissimo, allora Andrea, se c'è qualche domanda per il dottor De Cesare o questo per il direttore del Teatro Marrucino. In precedenza sì. Che il Teatro Marrucino è una delle istituzioni più importanti, più prestigiose, oserei dire sacra, no? Nella nostra regione, dover mettere mano in quel modo al teatro è comunque un intervento impattante, quello di cui ci stava parlando De Cesare. Sì, assolutamente, non appena chiaramente sarà possibile, poi materialmente espletate le procedure, provvederemo a questi lavori di ristrutturazione, di ammodernamento e di abbellimento del nostro teatro, lavori che si necessitavano da un po' di tempo. Abbiamo lavorato alacremente, in stretto contatto con la sovrintendenza, per far sì che arrivassero questi fondi che ammontano a circa 650.000 euro destinati totalmente all'abbellimento, al riammodernamento, ma soprattutto anche un focus sull'abbattimento delle barriere architettoniche, come dicevo poc'anzi, per favorire l'ingresso anche ai disabili, e quindi anche è prevista, come dicevo appunto, l'installazione di un ascensore in teatro. Io approfitto anche, come diceva in maniera sapiente poc'anzi il direttore Di Martino, per fare anche un appello accorato alle istituzioni, chiaramente quando sarà possibile, quando la scienza ce lo consentirà, diciamo di prevedere delle, come dire, una parziale anche riapertura per questo settore, che davvero è quello della cultura, è davvero molto in difficoltà. Lo diceva prima il direttore Di Martino, ma io voglio ricordare e segnalare che dietro un'opera lirica talvolta si arriva anche a 250 addetti che ci lavorano dietro, quindi è un settore che è veramente in ginocchio, tante famiglie che sono in difficoltà. Quindi oltre prevedere un sostenimento, un sussidio per questa categoria di lavoratori, anche magari quando chiaramente sarà consentito e sarà possibile, sarà solo la scienza a potercelo dire, a prevedere una rapida, come dire, anche parziale possibilità di programmazione, perché davvero altrimenti si è in forte difficoltà. Si parlava del protocollo in precedenza. Paolo, la mia ultima domanda, poi puoi andare in conclusione tu. Sì. Su questi protocolli, prima ne parlava il direttore De Martino, a che punto siamo della interlocuzione? Perché è chiaro che molto della partita, come in altri comparti, si gioca lì, sull'approntamento di un protocollo che possa garantire la sicurezza sia di chi lavora sia di chi assiste agli spettacoli. Ma guardi, anche per il tramite dell'ATIT, nel quale siamo rientrati grazie a questa consiliatura, cioè l'Associazione Italiana dei Teatri di Tradizione, stiamo correntemente interloquendo con il Ministero e con le istituzioni per capire bene come si potrà procedere. Chiaramente capite bene che magari per alcune categorie anche afferenti alla cultura è più facile, ma nella recitazione, nel teatro, dove c'è uno stretto contatto e una sorta di cooperazione tra gli artisti e gli attori, non è alquanto facile. Per quanto ci riguarda, in maniera preventiva abbiamo già avviato una serie di procedure, in ultimo in questi giorni abbiamo provveduto a sanificare l'intero teatro con una tecnologia anche all'avanguardia, e quindi per il momento ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni, in attesa di sapere come poter procedere.
Grazie, grazie al dottor De Cesare. Io vorrei coinvolgere proprio per la chiusura del collegamento qui dal Teatro Marucino di Chieti il direttore. Direttore, per chiudere, cosa si sente di dire a tutti gli appassionati di teatro, di lirica, di musica classica, non solo di Chieti ma di tutta la regione, perché il Teatro Marucino è un patrimonio della regione Abruzzo? Guardi, io vorrei dire che sicuramente il settore ripartirà. Questa è una grande occasione per cambiare il modo di programmare, per stimolare la relazione, il dialogo concreto tra le istituzioni culturali abruzzesi, una grande occasione anche per mettere in sicurezza le nostre strutture e soprattutto credo sia l'occasione per dimostrare che lo spettacolo dal vivo ha un valore che è irriproducibile sul piano tecnologico e quindi ha bisogno del contatto umano, ha bisogno della relazione umana. Su questo aspetto credo che tutte le associazioni, come la precitata ATIT, lavorano da tempo. Aspettiamo con ansia il decreto del Ministero per sapere non solo del protocollo sanitario, aggiungo che sui protocolli sanitari c'è molta difficoltà perché è la natura del luogo chiuso che crea difficoltà, quindi il volume dell'assembramento. Rimane in piedi un discorso che è quello di fare qualcosa per i nostri spettatori, per i nostri utenti, lo faremo sui nostri canali YouTube, sui nostri canali social, ma questo è sicuramente un passaggio, un percorso temporaneo. L'obiettivo è quello di tornare sanamente, in salute, in sicurezza dentro i teatri e dentro gli luoghi di spettacolo dal vivo. Grazie davvero al direttore. Ecco Paolo, una precisazione, gli spettacoli all'aperto si terrebbero alla Civitella poi nel caso? Beh, questo adesso non glielo posso dire. So che è in studio un protocollo sanitario che prevede alcuni spettacoli all'aperto. Le faccio un esempio: sul piano musicale sarebbero coinvolti gli archi ma non i fiati e comunque si dovrebbe tenere la distanza. Se qualcuno ha la briga di vedere su YouTube l'esibizione dei Berliner, che è una grandissima orchestra, in un luogo chiuso con distanze quasi siderali tra gli stessi musicisti, si rende conto delle difficoltà. All'aperto andrebbero bene tutti gli spazi, tutte quelle piazze, tutti quei luoghi che in qualche modo possono garantire non solo gli artisti ma pure il pubblico. E quindi la Civitella sicuramente potrebbe essere uno scenario. Davvero, davvero, grazie, grazie ancora al direttore del Teatro Marucino di Chieti, Cesare Di Martino, al componente del Consiglio di Amministrazione, il dottor Paolo De Cesare, anche per le notizie davvero di, fresche, quasi di giornata sugli investimenti che ci saranno per il teatro nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Da Chieti è tutto, dal Teatro Marucino è davvero tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie a Paolo Renzetti.